io sono Ghisus e oggi si ripete con Megaman Star Force 2 Zerkrix Ninja. L'ultima volta, perché non mi ricordo, fico secco, se non mi sbaglio lui è stato rapito da Hyde, che l'ha portata al cinema. Quindi dobbiamo andare a Las Ondas. Questo è un quartico fissato con il più avanti, troppo pericoloso affrontare una tua forma normale, devi sempre trasformarti prima di combattere. Ok. E Gio, hai sentito? Un tizio strano rinchiuso in un centro shopping. Hai preso ostaggio una ragazzina e ora sei rifugiato nel cinema. Qualcuno deve aiutarla. Oh, eccoli. Res! Eccoti qui finalmente. Ora tutti gli attori sono in scena. Che lo spettacolo abbia inizio. Venite a me, Moriani, guerrieri antichi. Cosa sono quei cosi? Vabbè, Ale, guerrieri antichi? Attenzione, hanno una frequenza molto strana. Megaman, prova a raggiungermi se ne hai il coraggio. Resisti, Press! Ed eccoli qua i Moriani. Forza, ragazzo! Battaglia d'onde! In azione! Bene, continua così. Ancora una volta! Battaglia d'onde! In azione! Continua così, ragazzo. E siamo arrivati agli ultimi Moriani. Ok. Non sono dei guerrieri comuni. Arrivano! Coraggio, ragazzo! Cos'è? Mega? Dammi il tuo corpo! Quella voce! No, no! Non di nuovo! Sono loro! Il mio stomaco! Sì, mette male! La nostra tribù è stata distrutta! Però abbiamo vinto! Incredibilmente! Cos'è stato? Il mio corpo ha iniziato a muoversi da solo, come se non fossi più io. Come tenevo, era il potere del Manfo. Il potere del Manfo? Siamo spacciati. È un potere troppo grande anche per me. No, non può essere. Lamentandoci non risolveremo nulla. Procediamo. Finalmente sei arrivato. Proprio come nel mio copione. Libera subito la press. Lo farei volentieri. Ma prima vorrei sentire la sua opinione. Chiediglielo tu, forza! Press, che succede? Press? Cosa ci fa Opiuka? Ma cosa? Oh no, non di nuovo! È Opiuka! Opiuka? Press, no! Oh sì, ragazzo. Ma è impossibile! Come ha fatto a trasformarsi di nuovo? Cosa c'è? Sembra che la fanciulla voglia combattere contro Megaman. Sei stato tu, cosa l'hai fatto? Niente di grave. Ho trovato un ricordo molto interessante nel suo subconscio. L'ho solo riportato alla luce. Allora eri stato tu a trasformare il Bad in Taurus Fire, vero? Non saprei. Non ricordo degli attori con quel nome. Inizio a detestare questo tipo. Non sono un accidente di copioni attori, ma so che la sua arroganza non mi piace affatto. Press, torna in te! Quello non sei tu! Non sprecare il fiato, non si risveglierà. Povera Press, perché proprio lei? Dovresti saperlo. Perché è tutta colpa tua, Megaman. Se fossi stato un eroe migliore, forse la nostra povera eroina non avrebbe fatto questa fine. Vedo che ti ho colto nel segno. Perdonami, Press. Sono un incapace, è tutta colpa mia. Ora combatti, questo sarà il gran finale. Preparati, ragazzo. Forza, Press, torna in te. Ti prego! Non me ne importa nulla di tutto il resto. Devi tornare in te. Ok. Regina Opiuka. Ok. Direi che fare un paio di queste mosse può andare bene. Si è teletrasportata un millisecondo prima, se no non l'avrei presa. Avevo aggiunto la paralisi a Taurus. Ho cliccato la parata! Che infame! Ma
maledizione qualcosa, invece è una maledizione per me. Ok, direi che stiamo andando bene. Non benissimo, ma comunque bene. Ok. Uè, salve lei. Stia calmo, eh. Ok. Quella del fuoco contro più che fa davvero molti danni. Vediamo se questa è la carta vittoria. No, si è spostata. Manca 41, coraggio. Au. Siamo 11, direi che questo chiude le danze. Ecco qui. Perfetto, Regino Piuca battuta. Nemico eliminato. Oh, ci ha detto anche la sua carta, Regino Piuca. Presso. Oh, Mega Man. Grazie al cielo stai bene. Mega Man, cosa ti è successo? Sei conciato male. A dire il vero, si è ferito mentre cercava di salvarti. Ha fatto il possibile per non farti del male, evitando di attingere la sua vera potenza. Dico bene, Mega Man? In realtà ho combattuto la massima della mia potenza e mi sento parecchio male per averlo fatto in questo caso. Davvero? Non hai seguito la lettera al mio copione, ma non importa. Quanti ce n'è? Per quanto tu ti sforzi, la trama non può essere modificata. A questo punto l'eroe e l'eroina devono uscire di scena, in un finale che resterà nella storia. Stai indietro, presso. Questa volta ti proteggerò. Ma sei ferito. Non preoccuparti. Papà farebbe lo stesso. Cosa? Ho sempre voluto essere come lui. E finalmente ho capito perché. Infatti, papà spronava gli altri a dimostrarsi coraggiosi. Era un vero eroe. Ah, ci penso io, Press. No, Press, hai detto che sono un eroe. Non so se diventerò mai come il mio papà, ma tutte le persone intorno a me, intorno, mi spronano a essere coraggioso. Ecco, ecco cosa farebbe mio padre. Mega Man. Ah! Mega Man, le tue parole... No. Davvero commovente, proprio come nel mio copione. Ora devo solo prendere il manfo e... Ti mostrerò come usare questo potere. Mega Man, che succede? Ancora loro! Ah! Wow, però ho vinto, un'altra volta. Ma cosa? Sono stato sconfitto! Ma com'è? Cosa sta succedendo? Yeah, vai Mega Man! Mega Man? Perché mi stai fissando in quel modo? Ora capisco. Mega aveva ragione. Ecco cosa succede quando un debole cerca di usare il manfo. Cosa stai facendo? Smettila subito! Non riesce a controllare il manfo che si sta impossessando di lui. Non riesce a distinguere gli amici dai nemici. No, no, no! Presto, ti prego! Vattene subito! Perché? Vattene subito da qui! Non riesco a controllarmi. Io non voglio farti del male, Presto. Ti prego! Vattene subito! Dovrei scappare via? Presto! No, non me ne vado. Perché tu mi hai insegnato ad avere coraggio. Quindi devo essere coraggioso per te. Prenderò il tuo corpo. La nostra tribù è stata distrutta da... Oh, siamo nei guai. Tutta questa potenza sta per consumarci. No, non resisto. È troppo per me. Geo! Questa voce... Non mollare, sono qui per te. Devi essere forte.
Non ci riesco. Megaman, Press, devi andartene subito da qui. Non voglio farti del male. Non me ne vado. Devo essere coraggiosa quanto te. Devo combattere con te fino all'ultimo. E combatterò al tuo fianco. Megaman, Press, mi hai dato la tua forza legame. Ah! Ah, questa bellissima musica. Geo! Ah! Questo non era scritto nel copione. Wow! Non può essere. Quella forma è Zerk! Cosa sta succedendo? Megaman! Il Manfu si è calmato. Riesco a percepirlo. Dentro di me. Press mi ha dato il potere per controllarlo. Ecco il vero significato della forza legale. Venite a me, Muriani. Prendetelo. Anzi, finitelo. Sono un po' in tanti però, Papà, lui aveva ragione. Diventando coraggiosi per il bene altrui, la forza legame sarà ancora più forte. E ora proverò questa nuova forza. La forza legame. Ok. Ci siamo, ragazzi. E ragazzo, ti devo parlare del potere di questo guerriero. Come? Tu ne sai qualcosa, mica? Non è, no, è il Manfu dentro di me che mi ha detto cosa sta succedendo. Capisco. Ok, dimmi tutto quello che sai. Bene, iniziamo dalla combo sequenza. Con questa combo puoi usare una sola volta tutte le carte scelte. Di solito devi premere il pulsante A per usare una carta, no? Con la combo sequenza basta tenere premuto il pulsante A per usare la barra in basso a sinistra nello schermo la barra in basso a sinistra nello schermo superiore si riempirà. Rilascia il pulsante A per attaccare. Solo le carte raggiunte dalla barra verranno usate nella combo. Per non creare troppa confusione in una combo sequenza, puoi inserire solo carte standard che non offuscano lo schermo. C'è un'ultima cosa che dovresti sempre ricordare. Per attaccare nemici distanti sei costretto ad agganciarli, ma controlla sempre cosa stai mirando. Inoltre il tuo potere d'attacco aumenta di 20 se usi una carta alimentare elettricità come Zerker dal tuono. Puoi anche scegliere le carte allineate dal di fianco. Il tuo colpo caricato diverrà il paralizzante fendente fulmineo. Grazie mica, ci provo subito. Ok. Sto sbagliando a premere i tasti. Ok. Quindi diamoci l'invisibile e pistola plasma 1 toglie. Dovrei poter agganciarli. No! Mi ha tolto. Maledizione, mi hanno tolto la combo sequenza. Ma cosa? Non lo paralizza! Ok ragazzi, sto cercando di capire anch'io come funziona bene Zerker, La combo sequenza in realtà mi sembra abbastanza una cavolata. Ho sprecato la falce. Perché tenere premuto A per così tanto tempo, ok, contro i virus è fattibile, ma contro i boss, ragazzi, è totalmente infattibile. No, dovevo premere B. Mea culpa. Ok, distrutto appena in tempo, nemico eliminato. Ora facciamo un altro passo, ci spiegherà un attacco speciale, si chiama BLFL, Big Bang Forza Legame. Big Bang Forza Legame? Esattamente, è un attacco della potenza spaventosa. In pratica è un'enorme esplosione provocata dalla tua forza legame. Per usare il BFL devi usare il contrattacco. Otterrai una carta bonus come al solito, ma in questa forma otterrai una carta da battaglia BFL. Premi il pulsante A, come sempre, per sferrare l'attacco. Non devi preoccuparti del tempismo, ma... beh, diciamo che è un attacco che richiede un certo allenamento. Hai anche ottenuto una nuova abilità che in seguito potrai puoi esaminare una schermata abilità. Equipaggiandola inizierai la battaglia già trasformato. Ah, quindi posso diventare direttamente Zerker. Il mio nuovo potere straordinario. Non posso crederci. Ha una forza immensa. Possibile che sia quella la forza degli Zerker. Il mio copione non lo menzionava minimamente. Zerker. È quella voce, quella che voleva il mio corpo. E quella voce è degli Zerker. Sei stato sconfitto. Hello? Chi sei? Hollow? Mi stavi spiando? Hai assistito al mio fiasco colossale? Qui, tu hai finito. Lui è pericoloso. Come sarebbe a dire? Credi sia davvero uno Zerker? Gli Zerker crearono il Manfu per custodire un potere tremendo, ma poi ne vennero distrutti. Persero il controllo di quel potere e ne vennero consumati. Ma lui è diverso. Ha controllato il potere che distrusse gli Zerker ed è riuscito a farlo suo. Non sarebbe mai riuscito a controllarlo da solo, ma ce l'ha fatta con l'aiuto della sua amica. Con il suo aiuto? Sfruttando la forza legame di cui parlava? Ora devi andartene. Non è ancora il momento di battersi con lui. E adesso cosa dirò alla grande Vega? Ah!
se n'è andato. Questa volta la passi liscia, ma questo affronto un giorno me la pagherai cara. Non dimenticarlo. In realtà mi hai già battuto una volta. Se n'è andato. In seguito, io la prestornammo a Iconet. In quel momento mi accorsi di una cosa. La forza legame del mio navigatore era aumentata. E c'era un'unica spiegazione. Il mio legame con Press era migliorato. E questo perché ero riuscito a controllare il potere del Manfo. Papà, anche le sue parole mi avevano fatto coraggio. Grazie, papà. Spero di diventare coraggioso come te. Il mattino seguente... Oh, hai cambiato il mio navigatore! Ieri abbiamo avuto una giornataccia. Beh, non perdiamo tempo. Devi andare a casa della Press, ricordi? Oh, giusto. Dobbiamo decidere cosa fare. Andrò subito a casa della Press. Ok ragazzi, ma per oggi ci fermiamo qua. Ho ricevuto una mail, ma chi se ne frega per il momento. Noi salviamo. Quindi ragazzi, se il video è piaciuto, lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi e un bel pollice in su per il nuovo potere di Mega. Di... sì, di Mega Man. Quindi, bella ragazzi.